Vi racconto com'è andata. Avevamo in programma di fare un'altra ricetta, una ricetta di pesce. Prevedeva di usare wok, spadellare, fare un po' di passaggi all'aperto. Ma siccome piove, finalmente anche direi, abbiamo dovuto ripiegare velocemente su un'altra ricetta con il materiale che avevamo in casa, dato che è domenica e qua da noi è tutto chiuso. Si tratta della ricetta del gyros. Il fale rompe un po' le palle. Cacchio lo metto! E cogliamo l'occasione anche per questa ricetta per introdurre il giro arrosto del braciere a gas che non abbiamo, se non sbaglio, ancora mai utilizzato in un video, giusto? Sei sicuro? No. Ok. Ma detto questo, partiamo con la ricetta. Avevamo in casa una spalla di... Dai, con questa spalla della vacca. Avevamo in casa una coppa di maiale, senza osso, intera. La cosa che dobbiamo fare subito... Quale uso? Direi questo. A me piace questo. Andiamo a tirare via le parti di cartilagine più dura e da quelle piccole ossicine che può darsi che il macellaio lasci attaccato per comodità, nel senso che non è che sta dietro a perderci troppo tempo lui, quindi ce lo dovremo perdere noi. E se ci sono le ossicine andremo a rovinare la lama nuova, immacolata e super tagliente della fettatrice. E no bueno. Quindi con le mani, sono veramente minuscoli, Ce n'era uno qui che adesso non trovo più, questo, anche queste piccole cartilaginette qua, queste sono bruttine. E ancora, cioè ogni volta che passo sento un osso, scusa. Ok, boh, fine. Direi che siamo già pronti per tagliare il logo. Al centro? Allineato a... se poi non si dimenticasse di colorarli tutti sarebbe... Ok. Dove eravamo rimasti? Siamo pronti per tagliarla. La taglieremo ad affettatrice, così che le fette siano belle tutte uguali, spesse alla stessa dimensione. Però dato che è un'affettatrice domestica, tagliamo la coppa a metà, così che siamo più comodi ed è più maneggevole per essere tagliata. E ora mettiamo su una bella coppa, facciamo fette non troppo fini, quindi intorno ai 5-6 mm, così che non si spacchi. Direi che questa è la dimensione perfetta. Facilità assoluta. Avete visto che le affettatrici sono entrate a far parte della nostra cucina e come sapete siamo noi a scegliere un partner e non il partner che sceglie noi, nel senso che quando noi scegliamo di collaborare con un brand è perché quel brand lì ha veramente una novità, ha veramente qualcosa in più rispetto alle altre. Nel caso di FAC, Fabbrica Affettatrici Cavaria, cos'è la cosa bella? Il fatto che in questo caso, in questa curvi, c'è una lama universale che va bene per formaggi, salumi, verdure, carne, deve riuscire a tagliare perfettamente sempre una varietà infinita di alimenti. In questo caso vedete che sulla lama c'è un piccolo gradino. Quel gradino qui è quello che permette alle fette, durante il taglio ma soprattutto in uscita, di non essere richiamata dalla lama e far sì che la fetta si infili sotto, all'interno, cosa spiacevole soprattutto dopo difficile da pulire. E l'altra cosa che ci ha fatto scegliere questa marca è il fatto che tutte le parti a contatto con gli alimenti, e specialmente quelle puntine che ci sono sulle affettatrici che servono per fermare il prodotto, fermare l'alimento, tutte quelle parti difficili da lavare, da pulire, si smontano e si mettono in lavastoviglie. Adesso passiamo a condirla. Per prima cosa prendiamo una cipolla, o mezza a seconda della quantità. Noi per una coppa di circa 3,5 kg andremo a mettere mezza cipolla e la tritiamo, la grattugiamo anche. Ovviamente tritata così spingerà molto, come gusto, come odore, come sapore, per cui è scontato dire che la cipolla deve piacervi. Quando siete arrivati a grattugiarvi anche le unghie e non dovete più fare la manicure, però non piangete così. Dopo la cipolla il tagliere non serve più. La spezia vera e propria che utilizzeremo per dar sapore è la rissa, che non è la parola che i nostri amici romani usano per la colluttazione, due dei quali sono anche venuti qua, che salutiamo.
non ricordo i nomi, che è un misto di spezie molto popolare in Tunisia, leggermente dolce, ma è anche piccante, poi a seconda del misto di spezie, se lo prendete già fatto o se lo fate voi, cambia chiaramente. Però è a base di paprika, peperoncino, sale, zucchero, carvi, coriandolo e basta. Questo è un misto di spezie che abbiamo fatto noi, per cui sappiamo perfettamente le percentuali e sappiamo anche che necessita un pochino di sale ancora. Per darvi un'idea delle proporzioni delle spezie qui all'interno, la base è sempre paprika e peperoncino, in minima parte facciamo un 20% zucchero sale, per poi a piacere il carvi e il coriandolo. L'ultima cosa che utilizziamo per dare un po' di sugo alla preparazione, per tenerla umida e dargli ancora un po' di sapidità, è la salsa di soia. Anche qui cubi, se non è cubetto. Adesso amalgamiamo. Adesso piangete con la cipolla. È importante questa preparazione, è un taglio abbastanza grasso, quindi coppa ottimo, l'onza no, coppa direi che è anche quella più facile da tagliare poi da affettatrice, che è una dimensione già abbastanza comoda. Sa o ti giuro di kebab, che poi se chiamiamo giro kebab qualcuno ci insulta, qualche turco, quella roba. Quel boggettino là, blu, lì, tira fuori. E questo qui il problema è questo, la nuova frontiera dei rap. Grattugiala. Ora prendiamo il girarrotto, fermiamo la prima forca dove ci interessa e cominciamo ad infilare le nostre fette. Quelle grosse le pieghiamo, quelle piccole no. Se siete in due è più facile. Un processo millenario che è fatto 10 giorni. Dobbiamo smerigliargli un po' la punta, un po' una punta alla Giovanni Muciaccia questa. Io preferisco piegarle e andare a infilzarle sempre nella parte di carne, così almeno non si rischia che si sbrandelli via, si apra durante la cottura. Magari sbrandelli via non è proprio italiano. Non ho la migliore idea. Barbecue già preriscaldato intorno ai 130-140 gradi. Diretta e indiretta. E allora è cottura indiretta. Anche se poi in realtà lo spiego. Anche, lo spiego è cottura indiretta, sempre. Nel senso che, sto pensando chi ha il Weber di turno. Weber di turno, cottura indiretta. Cestello laterale. Appunto dico, chi ha il Weber, c'è il kettle, i due cestelli e bordi e il giro rotto 100. Esatto. Chi c'ha il caminetto da giardino che vada a comprarsi un barbecue. Esatto. Chi ha un Kamado. Chi c'ha il Kamado. C'è l'accessorio monolith per il girarrosto, quindi non c'è problema, deflettore, cottura indiretta. Chi ha il barbecue pellet, se ce l'ha della Traeger, cambio ricetta. Se ce l'ha della Broil King, c'è il girarrosto di serie. Chi ha il broil a gas, direi che non ha problemi. Aspetta che inizia a pesare, esserci un'instabilità euleriana qua. Chi c'ha lo FIR? Chi c'ha lo FIR? Allora, in teoria lo FIR va bene perché è vecchio stile, che prende un tondino da gettata, gli infili su tutta sta roba qui e lo faccio girare. E via. Chi c'ha l'amico kebabaro? Si va a prestare il tosa kebab. No, io voglio usare il rasoio per il kebab. Se qualcuno ha un rasoio del kebab che non usa, ce lo mandi. Grazie. Sarebbe interessante. Mi piacerebbe poterlo utilizzare. Altre marche di bracieri? Beh, ce ne sono altre marche di bracieri, tutti gli americani. Pensando. Tutti i ritaglietti piccolini che non riuscite a infilzare, li mettete direttamente in griglia intanto che aspettate che questo viene cotto. La parte finale della coppa, quella che non abbiamo tagliato ad affettatrice, la mettiamo per ultima in testa, così almeno è più facile che si cuocia in modo uniforme, dato che è un pochino più spessa. Si mette anche l'altra forca. Quella sotto deve essere stretta bene. Ci sei? Pressiamo un po' così che non cada, che tutto si infilzi correttamente. Vediamo. Si chiude. Tutto baricentrico però. Vediamo un po' come siamo messi. Probabilmente dobbiamo spingere tutto in là, ma non è un problema. Tac, tac. I bordi della bacinella ci aiutano a tenere pressato. Stringete bene. E questo è il nostro gyros sullo spiedo. Direi che è già molto molto bello.
da una parte si infila, dall'altra c'è il suo nottolino che gira. Questo serve per fare il contrappeso, quindi se è sbilanciato un po' da una piuttosto che dall'altra parte, questa serve per bilanciare, si può anche regolare in questo modo. Si accende. Non preoccupatevi per tutti i filini, i brandelli che toccano la griglia e che si staccano. Questi sono quelli che ogni volta che passate di qui, che aprite, ne tagliate uno e lo mangiate. Tanto piove, non potete fare altro. Non potete fare il giardino, non potete tagliare l'erba. Questo avete da fare. Chiudiamo 140 gradi e ne riparliamo tra un'oretta. Vaporizza. Servirà l'accessorio. Dai. Abbiamo fatto un'ora a 130, 150 gradi e questo è il risultato. Secondo la potenza del vostro barbecue può darsi che si sia più o meno colorato. Sapete che Broil King ha una filosofia tutta diversa dagli altri barbecue, riesce a incamerare il calore in modo differente rispetto agli altri barbecue a gas e quindi con solo l'utilizzo dei bruciatori sottostanti siamo riusciti a dare un bel colore, una bella crosticina esterna, una buona colorazione. Se non si riesce ad ottenere questo risultato e avete il bruciatore posteriore, lo accendete gli ultimi 10 minuti così da dare questa colorazione fantastica alla preparazione. Se invece non siete su un braciere a gas ma su un braciere a carbone, può darsi semplicemente di doverlo spostare o avvicinare leggermente rispetto alla brace per far sì che si colori in questo modo. Sotto la vaschetta e iniziamo a tagliare. Vedete quanto ancora è succoso all'interno. Arrivati a questo punto, quando all'interno vedete che necessita ancora di essere colorato, di prendere quella crosticina e di finire la cottura in modo ottimale, possiamo accendere il bruciatore posteriore, lo mettiamo al minimo. Questo lo portiamo in tavola e in 10 minuti circa è pronto per essere tagliato nuovamente. Quello che abbiamo appena tagliato, per chiudere alla perfezione la ricetta, ci vorrebbero le pita o le piadine turche, che sono ancora più fini, un pochino più morbide. Si farciscono magari con una salsina allo yogurt aromatizzata con le erbe strane, prezzemolo, aneto, coriandolo, e si mangia. E direi che il risultato è perfetto. La coppa di maiale è al taglio giusto perché è bello grasso, quindi la preparazione risulterà bella succosa. Ha un sapore diverso dal solito, avendo utilizzato la rissa, quindi sapori nuovi che ogni tanto bisogna ricercare, e direi che fate un figurone. Buono, non è troppo spinto. Pensavo che sentissi più la cipolla. Mangiando sempre il cotto, la cipolla fa sempre tempo a cuocere ed è dolce e non ti picca in bocca, non la senti fastidiosa. Dobbiamo mettere nel panino, via!